Con il collega Sebastiano Caspanello siamo nel lab della Fiera di Messina perché da oggi inizia il VAX Weekend, sostanzialmente un weekend molto lungo questa volta per consentire a tutti di vaccinarsi spontaneamente, però seguendo sempre le fasce d'età. È così, Sebastiano, ben trovato. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, stavolta il VAX Weekend, diciamo, è un weekend lungo, come hai detto tu, perché è cominciato da oggi. La comunicazione è stata data soltanto nel pomeriggio di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri. Probabilmente questo ha influito sulla scarsa partecipazione fino a questo momento. Siamo qui in Lab in Fiera, che è l'unico hub in questo momento in provincia di Messina aperto. Agli over 60 e agli over 80 che, senza prenotazioni. Finora una trentina sono stati i cittadini che si sono presentati in fiera senza prenotazione per usufruire di questa possibilità, di questa nuova possibilità che ha dato la Regione per dare un'accelerazione. Consideriamo che, giusto per dare un po' di numeri, in tutta la giornata sono previste, ci sono 500 prenotazioni. Essenzialmente con Pfizer, e finora sono state somministrate 300 dosi di Pfizer, di cui 179 seconde dosi e appena 5 di AstraZeneca. Nessun vaccino Moderna, anche perché in questo momento non sono disponibili. Quindi sostanzialmente la risposta finora ad ora, quindi in questo momento dietro di noi. Se tu inquadri un secondo, Sì, io volevo anche se chiederti dietro nel di noi frattempo, c'è, mentre ecco, c'è l'area, la sala d'attesa. diciamo, Ecco, volevo la sala vedere, d'attesa volevo capire. destinata, diciamo, a chi non è prenotato. Però, Ecco, appunto, in questo momento è volevo capire, sostanzialmente Sebastiano, vuota. se mi ascolti, Sì, volevo sì. capire, tra quelli che sono prenotati e quelli che vengono spontaneamente, naturalmente si seguono due liste separate, due sale d'attesa Sì. diverse. Allora, Cioè, le chi è liste. prenotato ha la priorità, immagino. Allora, le file sono separate, giusto proprio per evitare di mettere insieme chi è prenotato e chi non è prenotato. Si era pensato inizialmente di dedicare un hub ai non prenotati e un hub ai prenotati, ma essendo pochissime, diciamo, in questo momento le presenze di persone non prenotate, non aveva senso, diciamo, dedicare un hub sostanzialmente vuoto a una trentina di persone e affollare tutti i prenotati negli altri hub. Quindi gli hub vaccinali sono comuni, le sale d'attesa, quindi le file sono separate. Testimonianza nel fatto che in questo momento la fila, diciamo, per i non prenotati è sostanzialmente inesistente, mentre c'è una discreta fila per chi è prenotato. Quindi l'auspicio, diciamo, è che nelle prossime giornate, visto che appunto la comunicazione è arrivata soltanto ieri sera, ci possa essere un'accelerazione, così come effettivamente c'è stata una discreta partecipazione, non ottimale, però comunque sicuramente maggiore rispetto ai giorni precedenti, nel weekend scorso, quando per la prima volta si è sperimentata questa iniziativa. La novità, poi, tra l'altro, di No, questa, di questo secondo, mi senti? Di sì, no, volevo questo chiederti secondo. soprattutto chi viene spontaneamente, che vaccino avrà, non può scegliere, è Allora, AstraZeneca? chi viene spontaneamente, quindi sostanzialmente senza prenotazione, si tratta di soggetti quindi che non hanno neanche delle patologie. Per quanto riguarda gli over 60, il vaccino è AstraZeneca. Per quanto riguarda gli over 80, il vaccino dovrebbe essere Pfizer e Moderna. Però ecco, dipende chiaramente dalla fascia d'età. Consideriamo questa la novità di oggi rispetto al weekend scorso. Sta nel fatto che questa apertura ai soggetti non prenotati riguarda anche gli over 80. Qualcuno c'è stato anche questa mattina che si è presentato senza prenotazione, qualcuno c'è stato anche di over 60, però ecco, il dato degli appena 5 vaccini AstraZeneca ci dice che sostanzialmente sono stati molto pochi. L'altra Ecco, novità un'altra di domanda, oggi, Sebastiano, un'altra domanda perché gli over 60 che si presentano lì spontaneamente, ma dovessero avere delle patologie e quindi Sì. non è possibile somministrargli l'AstraZeneca, viene fatto un altro vaccino? Se Allora, portano la documentazione necessaria, ovviamente. sì, la prassi è esattamente identica a tutti gli altri, cioè si viene qui senza prenotazione, però a chiunque viene fatta l'anamnesi, al di là che tu sia prenotato, non prenotato o che sia prenotato anche come, perché è capitato, ovviamente continua a capitare che ci sono soggetti prenotati.
teoricamente senza patologie, ma comunque per tutti viene fatta l'anamnesi. Se dell'anamnesi dovessero risultare delle patologie o comunque delle complicanze eventuali legate ad un tipo di vaccino, ne verrebbe fatto un altro. Quindi questo accomuna tutti, tant'è che quando si verificano delle lunghe attese, sostanzialmente i tempi lunghi sono quelli dell'anamnesi, perché per il resto diciamo che la procedura è abbastanza snella. Il vaccino, questo lo può testimoniare, diciamo, chi l'ha fatto finora, si somministra in pochissimo tempo, dopodiché ci sono 10-15 minuti di attesa dopo il vaccino e si va a casa. Il tappo, tra virgolette, si crea proprio al momento dell'anamnesi, che, ripeto, viene fatta a chiunque, prenotati e non prenotati. Sì, sotto l'aspetto logistico mi pare di poter dire che sta andando tutto bene, non ci sono intoppi. No, non ci sono intoppi. Il problema di fondo è questo, Salvo, che quando è stato aperto questo hub era stato aperto, diciamo, con un potenziale di fino a 3.000-4.000 vaccinazioni al giorno. Siamo meno del 10% rispetto a quella quota, la media è di 450-470, però ecco, il dato di oggi che fa riflettere è che le prenotazioni stesse sono 505, quindi comunque sono le prenotazioni ad essere poche rispetto al potenziale dell'hub. Sì, perché in realtà non si è mai capito la portata e la capacità di quest'hub. Inizialmente si era parlato addirittura di 5.000 al giorno, mi sembra una cifra impossibile. Sì, però diciamo che la portata di 3.000-4.000 a livello di potenziale esiste. Il problema è che in questo momento ovviamente mancano anche vaccini, ad oggi in questo momento mancano, non ci sono vaccini Moderna, ad esempio, è previsto per sabato la somministrazione di seconde dosi Moderna. E a questo proposito, diciamo che un possibile rilancio, anche se chiaramente le ultime notizie magari hanno anche lì frenato gli entusiasmi di tante persone, potrebbe arrivare con l'arrivo in città dei vaccini Johnson & Johnson. A questo proposito, la notizia proprio è di pochi minuti fa, oggi alle 15 arriveranno le prime dosi di Johnson & Johnson in provincia di Messina, arriveranno nei centri di Milazzo e Taormina, dove possono essere conservati in questi frigoriferi a meno 20 gradi e poi da lì smistati negli hub. Si tratta di 1850 dosi di Johnson & Johnson, che ricordiamo esattamente come monodose, è una monodose questa. Ecco, diciamo che in comune con AstraZeneca il fatto di essere stato raccomandato agli over 60 per via di alcuni casi, anche se ancora più rari rispetto ad AstraZeneca, che si sono verificati negli Stati Uniti. Però a differenza di AstraZeneca e di tutti gli altri vaccini, è l'unico vaccino monodose, quindi da questo punto di vista l'auspicio è che possa dare un'accelerazione, anche perché voglio ricordare che quando è venuto il commissario Covid nazionale, il generale Figliuolo, diciamo che ha dato anche dei compiti, tra virgolette, alle varie aziende sanitarie in tutta Italia e quindi anche in Sicilia, fissando anche degli obiettivi. L'obiettivo quotidiano di Messina dovrebbe essere di 6.300 dosi, ricordiamo 6.300 dosi non soltanto in fiera ovviamente, in tutti i centri vaccinali, quindi della città e della provincia. Attualmente viaggiamo ad un ritmo che si avvicina circa alla metà di queste 6.300 dosi, quindi un'accelerazione sarà necessaria anche per rispettare quelli che sono i dettami, diciamo, della struttura nazionale. E queste iniziative promosse dalla regione chiaramente viaggiano in questo senso. A questo punto non è escluso che, ad esempio, piuttosto che un open weekend, come è avvenuto questa settimana, che addirittura è stato anticipato al giovedì, a questo punto è possibile che anche tutti i giorni possano essere aperti. Chiaramente sono tutte ipotesi al vaglio, però è importante capire che il dato sulle vaccinazioni adesso sarà uno dei criteri principali in base ai quali stabilire, oltre all'andamento epidemiologico chiaramente, se una regione può diventare gialla o meno. Quindi chiaramente dal numero dei vaccini dipendono tanti fattori a cascata. Sì, infatti oggi, proprio domani al massimo, dovrebbe arrivare l'ufficialità della Sicilia ancora arancione. Per cui per andare in fascia gialla è importante anche il numero di vaccinazioni. Assolutamente, che sì, saranno somministrate soprattutto nella settimana che sta per concludersi e nella prossima. Anzi, qui più in questa, perché poi la settimana, il colore della prossima settimana, quella che va dal 3 maggio in poi, viene valutata sui dati di questa settimana, quindi molto importante. È importante anche
ricordate che ci sono altri hub in fase di realizzazione, sono ormai quasi completati quelli di Capo d'Orlando e Brolo, che dovrebbero essere aperti la settimana prossima, stesso discorso vale per il Lumbi a Taormina. Tempi ancora incerti per quanto riguarda il Parale Scifine, per il quale i lavori sono stati di fatto completati all'esterno, all'interno ancora di fatto a ieri non erano ancora cominciati, quindi anche lì si aspetta chiaramente si aspettano novità, fermo restando che è chiaro che anche lì creare un secondo hub in città è fondamentale per evitare le file che abbiamo visto nelle scorse settimane, però serviranno più vaccini, altrimenti sostanzialmente con gli stessi vaccini non si fa altro che diluire, diciamo, la stessa utenza. Per quanto riguarda a proposito di questo, però, Sebastiano, un'ultima domanda: si era detto che la posizione, l'ubicazione dell'hub della fiera nel periodo estivo, perché poi la campagna vaccinale non è che finisce domani, anzi andrà avanti ancora per diversi mesi, quell'ubicazione, esattamente quella dove tu ti trovi nel periodo estivo, potrebbe confliggere con il traffico dei turisti che devono imbarcarsi e devono sbarcare dal continente. In questo senso ammesso che ci sia lo sbarco, diciamo, uno sbarco di turisti in massa, ecco, questo ancora è tutto da verificare. Ancora è presto, però accadrà presto, voglio dire. Sicuramente comunque, ecco, evitare, diciamo, un accavallamento ed evitare, diciamo, resse come ne abbiamo viste nelle scorse settimane è comunque importante, tenendo conto che se qualche settimana fa il problema era legato, ecco, al possibile maltempo, nelle prossime settimane il problema dovrebbe essere esatto opposto, cioè fare lunghe file sotto il caldo. Diciamo che in questo momento lunghe file, purtroppo, mi vorrebbe aggiungere, non ce ne sono. Neanche con le porte aperte, come abbiamo titolato tra virgolette, in questo momento ci sono le porte aperte al lab vaccinale, però la notizia è che non c'è tanta ressa, voglio dire, la gente ancora probabilmente deve realizzare che fino a domenica sarà possibile vaccinarsi senza prenotare. Sicuramente c'è un concetto che è importante ribadire. Questa è un'opportunità che riguarda una fascia ampia a questo punto di popolazione, perché dagli over 60 tutta la popolazione over 60, sia quelli che hanno certificazioni che certificano appunto uno stato di salute che potrebbe richiedere un altro vaccino, sia persone che non hanno nessun tipo di patologia, però ecco, è un'opportunità quella di potersi presentare senza prenotazione. Tra l'altro in questo momento un'opportunità che, come vi ho detto prima, non comporta neanche lunghe attese, quindi sicuramente è un'opportunità da sfruttare. Così come è importante ricordare, come mi hai chiesto tu giustamente, però lo voglio ribadire, che chiunque viene presentato e si presenta qui poi viene sottoposto ad una accurata anamnesi da parte dei medici, quindi non c'è, diciamo, il rischio di essere somministrati a un vaccino che non sia compatibile con le proprie condizioni di salute. Sebastiano, io ti ringrazio per questo collegamento, per questi dati che ci hai fornito. Naturalmente domani ampio resoconto sulle pagine del nostro giornale con tutti i ragguagli, tutte le notizie utili per presentarsi al lab vaccinale della Fiera di Messina. Grazie ancora per questo tuo contributo.